La nostra scuola, che è stata costruita subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, a pensarci bene, tanti anni, eppure non li dimostra. Ha un bel giardino dove possiamo giocare, delle aule spaziose dove possiamo studiare, dei laboratori dove imparare sperimentando, una palestra attrezzata. Ma tutto questo basta? No, occorre che la scuola sia sicura. Ma la nostra lo è. Andiamo a controllare. Ci sono tanti cartelli che ci informano riguardo alla segnaletica di sicurezza. E come previsto dalla legge numero 81 del 2008. Questo serve a ridurre i rischi, ad informarci e ad evitare comportamenti che possono causare pericoli. Ci indicano le vie di fuga e le uscite di emergenza. Tutte le porte della scuola sono dotate di maniglione antipanico. E poi ci sono le porte tagliafuoco, che servono a ridurre la diffusione del fuoco e per assicurarci un'uscita sicura dall'edificio. Queste cose le conosciamo perché siamo costantemente informati grazie al progetto d'istituto inserito nel TAF a scuola in salute e sicurezza. Grazie anche alle lezioni degli insegnanti, al materiale informativo che ci viene dato, il mio libretto della sicurezza dell'INAIL. Le informazioni contenute del nostro diario scolastico, la ditta pagina dedicata alla sicurezza nel sito del nostro istituto. Le prove di evacuazione in caso di incendio e terremoto, che facciamo spesso durante il nostro anno scolastico. Insomma, la nostra scuola è sicura perché alunni, insegnanti e personale ATA collaborano, perché l'educazione è un valore aggiunto e la scuola si impegna ad offrire percorsi formativi in grado di far maturare e acquisire comportamenti corretti e sicuri. Sì.